Buonasera, buonasera amiche, buonasera amici, telespettatori di Canale Italia. Il buono, il brutto è il vaccino, questo è il titolo della nostra trasmissione. Perché? Perché noi, e lo sapete bene, abbiamo attraversato un anno e più di un anno di pandemia e quindi abbiamo subito tutte le angherie di questo mondo e quindi siamo arrivati forse alla redderazione, siamo arrivati, stiamo arrivando. Insomma, abbiamo visto tutto, come che si suol dire, il contrario di tutto, insomma. Ancora non abbiamo capito nulla. L'unica cosa che abbiamo capito è quella di essere imprigionati. Abbiamo assistito, tra l'altro, ad una totale disinformazione, perché nessuno ha mai detto le cose come stanno, ad un terrorismo mediatico, dice, ma anche voi lo fate, ma non credo perché noi siamo abbastanza tranquilli e sereni e mi auguro che quello che dicono in giro è quello che abbiamo raccontato sempre, le cose come stanno. Certo che il terrorismo mediatico l'abbiamo subito mai come in questo periodo e ovviamente sono mancati dei punti fermi, delle sicurezze che ci permettessero di capire che cosa stesse accadendo e verso quale via avremmo dovuto andare o avremmo dovuto intraprendere. Non ci è stata data la possibilità, quindi di questo e di altro diranno sì, è vero, no, ha detto delle bugie, ha detto delle fesserie. Beh, di questo ne discuteremo con il dottor Massimo Quezzal, qui presente, che è scrittore e nonché imprenditore. Buonasera all'amico Quezzal. Buonasera Vito, buonasera a tutti gli ascoltatori. L'avvocato scrittore Francesco Carraro. Buonasera a tutti. Buonasera Vito. Un amico giornalista, nonché imprenditore, che è venuto di proposta da Torino per essere con me in trasmissione, Maurizio Scandurra. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera ospiti e telespettatori. L'illustre avvocato Stefano Artuso, che non può mai mancare nelle nostre discussioni. Grazie, grazie, per la sua, buonasera a tutti. Per la sua intelligenza, l'ho sempre sostenuto, per la sua capacità e quindi e per le sue doti, diciamo. Poi abbiamo il new entry, che fa parte dell'articolo 1, che è il professor Angelo Zupparo. Buonasera. Buonasera, sono il brutto io. Eh? Sono il brutto della presentazione. Vabbè, questi sono problemi suoi, io. Mi candido per il brutto. Come vuole lei, io non lo so. Io mi candido come il bello. Non ho dubbi. Ecco. Poi abbiamo Armando Manocchia, che è il direttore di Imola Oggi. Buonasera. È un amico e uno che conduce anche una trasmissione la domenica dalle 20 alle 21 e che ci racconterà cosa è capitato questa settimana. E poi il numero uno al mondo come chirurgo vascolare, nonché mio grandissimo amico, ed è il professor Dimitrios, lo dico alla greca stasera, Dimitrios Kontotanassis. Buonasera a tutti, buonasera a te Vito, e grazie sempre per l'invito. Ma dovere, dovere. E poi mi pare che sia direttore dell'Istituto Flebologico, direttore sanitario, sì, nonché chirurgo vascolare. Bene, è una serata, vedi, mi viene da dire sembra una mattinata, che è abituata a notizie oggi al mattino. Invece è una serata di quelle molto molto importanti. Perché? Perché parleremo di tematiche a voi molto care. Però ecco, vi pregherei di seguire anche la copertina che ha preparato per noi Massimo Bolla e che io vi propongo. Prego regia. I serbi dovranno combattere per ritornare liberi. Certe volte mi sembra che tutto quello che sto vedendo sia troppo brutto per essere vero. E allora sento un piacevole benessere che mi pervade, come se in me diventasse assoluta la consapevolezza che, clic, si accende la luce. Ed il sogno, il brutto sogno, è finito. Se almeno questa sensazione durasse, ma basta voltare la testa per capire che no, non finirà perché vedo greggi di servi che amano il loro padrone, che sono felici che il rosso diventi arancione, ma nel fondo del loro cuore il rosso andava benissimo, perché li faceva sentire protetti, li faceva credere allo stesso piano di chi, dentro,
ha ed ha sempre avuto il colore del coraggio, dell'impegno e dove, se il rosso doveva essere, era sempre al fianco del bianco e del verde. Ciò che non perdonerò mai a queste infestanti classi politiche è di aver reincarnato Caino dandogli un'arma subdola per uccidere i suoi fratelli. Fate la spia, denunciate chi non obbedisce al potere e così, servi codardi che si credono Dio, che invece di servire chi tenta di usare la ragione a fin di bene, idolatrano serpenti che spargono veleni senza porsi domande. Io voglio e credo in un mondo migliore, in cui i simboli di colori verranno mantenuti per marchiare chi non si è meritato di essere libero. Io voglio un domani in cui tutto questo sarà passato ed in cui con il nero vivrà chi oggi ha creato l'abisso con i suoi tradimenti e le sue omissioni e con il marrone tutti i servi che oggi attendono il sacrificio degli altri per risolvere i problemi e poi salire sul carro dei vincitori. Ve lo prometto, non vi sarà posto su quel carro. Da oggi la libertà va guadagnata. Servi, l'avevate e l'avete buttata via ed ora, come gli schiavi che combattevano nel Colosseo, me la dovrete riguadagnare e meritare se la vorrete ancora. Ecco, come fare per meritare questa libertà, dottore? Possiamo iniziare così con parlando di questa pagina, di questa copertina che... È un po' forte, diciamo. Beh, certo, cioè la libertà è una parola intanto molto forte, no? Libertà non è solo uscire e fare quello che praticamente facevamo e non facciamo, ma libertà è anche l'espressione del logos, cioè della parola. Libertà è sta nel pensiero, cioè di poter dire quello che veramente noi sentiamo dal nostro cuore, ciò che è veritiero, e che dobbiamo assolutamente divulgare. La libertà mancata è un problema importantissimo. È come voler imbavagliare, voler tornare negli anni di buio, voler tornare nei momenti più bui di un paese. Per esempio nel mio paese è stata la dittatura dove non si poteva assolutamente nemmeno commentare di quello che si faceva. Era agli occhi di tutti, ma era impensabile poter esprimere un proprio parere. Ovviamente il regime è caduto e la democrazia è ritornata, cioè, quindi facciano attenzione anche quelli che vogliono imbavagliare la libertà, perché si dice in Grecia che il traditore non l'ha amato nessuno, forse il tradimento molti, ma il traditore nessuno. E in questa storia di personaggi che tentano di imbavagliare la libertà, finirà che il traditore pagherà molto caro. È così, Manocchio, tu stai supportando questa situazione in questi giorni. Vito, l'auspicio è quello, che questi traditori paghino, perché quello che sta succedendo è veramente inverosimile. Il tradimento più grande è nei confronti, diciamo, delle persone che non sono a conoscenza di tutto quello che accade, purtroppo un po' per ignoranza, un po' per mancanza di informazione, ma soprattutto per disinformazione, per mistificazione praticata ad arte dal mainstream di regime. E quindi la gente non si rende conto di quello che sta succedendo, di che cosa siamo vittime. Io qui l'ho detto più di una volta e lo ribadisco, non sono parole mie, lo ripeto, ma di scienziati e tra cui anche alcuni premi Nobel. Siamo vittime della più grande truffa sanitaria del XXI secolo. Tutto questo è stato procurato ad arte, ci sono i documenti, c'è gente che protesta, che dice non è vero, che scende nelle piazze, che lo manifesta in tutti i modi, anche in maniera un po' esacerbata, come probabilmente posso aver fatto io. Ma io, qui lo dico e qui lo confermo, non credo di aver offeso, umiliato, vilipeso nessuno, tantomeno il presunto Presidente della Repubblica, e questo ho diritto di dirlo, presunto. Posso aver detto queste cose, posso aver detto mi auspico che vengano processati per crimini contro l'umanità. Io non ho mica detto spero che muoia, non ho mica augurato niente di male a nessuno.
ho augurato il bene di tutti, il bene del paese, il bene della verità, della giustizia. Per cui ritrovarsi la mattina alle 6:30 con una dozzina di carabinieri in casa, vi assicuro che non è per niente piacevole. Per me, che sono un uomo, sono un soldato, io mi definisco un soldato. Se poi con questo soldato ci abita una signora di 89 anni, che per fortuna, quando gli dico Maria, ci sono i carabinieri, e questa risponde ma che vadano a fanculo, però stai anche con una persona che non è una donna ma è un angelo, che è mia moglie e che è molto sensibile a tutto questo e che è quella che ne risente di più, è quella che è stata più violentata in questa faccenda, logicamente, essendo una persona sensibile. Poi il resto te la giochi, accomodatevi pure. Ah, le facciamo vedere? No, non mi faccia vedere nulla, mi dica soltanto chi vi manda, e così mi faccio subito un'idea di che cosa dobbiamo parlare. E vedo chi mi manda, chi li manda. Chi li manda è uno che usa la giustizia è un'altra cosa, la giustizia è qualcosa di sacro a mio avviso, che usa la legge a fini politici. Qui lo dico e qui lo confermo. Lo dimostra la sua storia di magistrato, e che quindi per rivalsa, perché comunque io poi, cioè, me le vado a cercare, diciamoci la verità, questo è un partigiano, io dell'Ampi scrivo ampiccatele, per esempio, perché, cioè, voglio dire, i partigiani non esistono più, questi sono falsi partigiani. I partigiani, se ci fossero ancora, anzi secondo me, si rivoltano nella tomba, vedere questi falsi partigiani difendere, o meglio difendere, sfruttare, diciamo, l'onda di quello che hanno compiuto per fare quello che stanno facendo. Beh, ci fermiamo qua, poi casomai torneremo a vedere, verificare. Vedevo Zupparo che non era d'accordo su quello che stava dicendo. No, ma non... non su questo che è accaduto, no, mi... no, ma è semplice. È un fatto personale. Siamo tutti dei cittadini e siamo sottoposti alle leggi. Punto. È semplice. Io faccio politica da quando ho 16 anni, a me non è mai capitato. Ho partecipato a momenti anche difficilissimi. Siamo alle leggi, c'è tutto un procedimento, possibilmente alla fine sarà nulla, quindi non alziamo un polverone. No, le volevo fare i complimenti, perché quando prima di venire qui ho seguito tutto il filo delle vostre trasmissioni, ed è straordinario, perché dietro c'è un ragionamento che recita così: esiste un popolo indistinto che non ha classi sociali, e poi esiste un'elite più o meno fantasma, e quindi la contrapposizione tra questo popolo indistinto e questa elite, che io considero questa lettura devastante esattamente per il popolo, perché veda, sono morti due ragazzi, una di 21 e una di 19, sul posto di lavoro. Le condizioni di quei ragazzi non è uguale alla condizione di Dolce Gabbana, all'Apo Elkan, non so se l'Apo Elkan ha residente d'Italia, ma credo di no, perché deve evadere le tasse. Non è uguale alla condizione di tantissimi che evadono e non pagano le tasse. Il popolo non è una massa indistinta. Dentro il popolo ci sono le condizioni sociali delle persone. Quello che è accaduto è che dopo 120 anni, noi siamo stati presi di una pandemia, c'entra niente là, l'elite, una pandemia, 120 anni. Abbiamo abbandonato le politiche sanitarie sul territorio perché abbiamo privatizzato, guardi cosa è accaduto in Lombardia, perché ritenevamo che la sanità dovesse andare in pareggio, dovesse essere aziendalizzata, ed era tutto un calcolo. Abbiamo deciso che per anni non ci siamo interessati, dopo 120 anni ci siamo accorti che la politica... Lei ha visto un ospedale privato che ci ha dato una mano in questi giorni di pandemia? Io non l'ho vista. Ha visto un... non l'ho visto. Lei l'ha vista, io no. Tutto è stato caricato sul pubblico, che per anni è stato falcidiato, e dopo 120 anni abbiamo scoperto della sanità pubblica, perché c'è un virus. 10 premi Nobel stanno dicendo vediamo se quel virus poi è davvero scappato, è un'altra storia. Quasi tutto il mondo civile è libero, tutto, tranne il Brasile di Bolsonaro, dove la gente muore per strada, o l'India, dove li stanno bruciando in India i cadaveri. In India sono scappati una coppia, li bruciano per strada per il rischio di una pandemia. Tutto il mondo occidentale civile doveva combattere questa pandemia non avendo un vaccino, siccome sappiamo tutti che per combattere una pandemia e un virus il non contatto è l'unica possibilità, si è cercato di fare, di tenere in piedi le ragioni
della sanità e della vita delle persone, quelle più deboli, perché sa, sempre per parlare di popolo, chi sta bene, chi ha tanti soldi, Ronaldo si è fatto la quarantena nella megavilla, c'è gente che si è fatta la quarantena in 60 metri quadri, a proposito di popolo, e quindi veda che il popolo non è uguale, e si è fatta questa operazione, l'hanno fatta in Francia, l'hanno fatta in Germania, l'hanno fatta negli Stati Uniti d'America, non è che tutti questi sono un'elite. Questa è una bella narrazione, la fate veramente bene, le faccio i miei complimenti. È uno storytelling, per usare il linguaggio televisivo, o un vostro mainstream, è un altro mainstream, ma è falso, non è questa la vera storia. La storia è che abbiamo avuto una pandemia, dopo 120 anni è arrivata una pandemia. Questa è la sua storia, la sua opinione. Sentiamo l'avvocato Carrara e poi andiamo avanti. Con riferimento a quanto ha appena detto l'ospite, il professore, ci sono parecchie cose che non mi tornano. Potrei partire dal ruolo di una televisione come Canale Italia, che secondo me non è una televisione di mainstream, è esattamente il contrario, è una, credo, nicchia, una delle poche nicchie in cui oggi in Italia è consentito veicolare un pensiero che non sia quello unico dominante. Quindi è una televisione che dà spazio a una narrazione diversa. Io trovo spettacolare, straordinaria, estremamente fantasiosa, mi complimento anche per come è stata esposta la leggenda metropolitana che ho appena ascoltato, perché quando mi si dice che non c'entrano niente le elite, il popolo è una cosa vaga, io mi viene da pensare, oppure addirittura ho sentito la sanità, ci siamo accorti oggi che la sanità pubblica è stata sostanzialmente maltrattata, verissimo, è stata maltrattata, definanziata. Il definanziamento della sanità pubblica è di circa 37 miliardi nell'ultimo decennio, esattamente dai partiti di sinistra, cioè è un lavoro ben fatto, da parte di movimenti sedicenti popolari, quindi presuntamente credo populisti, i quali si sono dati da fare forbici alla mano, e parlo in primis del ministro Speranza, perché il ministro Speranza ha fatto parte del partito politico che dal Monti in poi, diciamo, ha lavorato di cesoia per distruggere sostanzialmente quella sanità pubblica di cui oggi ci si accorge. Allora tu non puoi definanziare la sanità pubblica in questo modo, per di più ipocritamente facendoti passare per un movimento di sinistra, e poi accorgerti all'improvviso, quando arriva la pandemia, che c'è bisogno di posti letto, c'è bisogno di dottori, c'è bisogno di infermieri, c'è bisogno delle terapie intensive, no? Non ci sono perché tu le hai tagliate. Quando mi si dice le classi popolari, ma le classi popolari sono state devastate da un'operazione di distruzione del tessuto sociale del paese Italia, anche di altri paesi europei, dall'ingresso in una struttura che si chiama Unione Europea, in particolare una moneta che è l'euro, che è sostanzialmente basata su principi neoliberisti, ordoliberisti, in cui il benessere del popolo, o anche diciamo così la rappresentatività delle esigenze e dei bisogni delle classi popolari, arriva come ultima cosa. La cosa fondamentale è la competitività, sono i mercati. A me non stupisce che le aziende sanitarie private nulla abbiano fatto, perché dovrebbero fare qualcosa se ci hanno imbevuto per anni del mito secondo cui ciò che conta è la crescita, la concorrenza, la competitività. Un ultimo aspetto, e poi mi taccio, sul fatto che l'Italia sia adeguata a ciò che è stato fatto nel mondo, ma io credo che sia una lettura un po' arbitraria. L'Italia credo sia stato il peggior paese nella gestione della pandemia, a partire da una cosa che grida vendetta e che è la assoluta mancanza di qualsiasi tipo di agenda, di programma, di cure, in particolare cure domiciliari, di una malattia che può essere curata tranquillamente a domicilio. Ovviamente non sto dicendo che è una malattia che va curata solo a domicilio, ma io non posso accettare che ancora nel novembre e dicembre del 2020, per arrivare poi ai primi mesi del 2021, la terapia suggerita dal Ministero della Salute, da un ministro che tra l'altro faceva l'assessore, una delle cose strane in Italia, l'assessore all'urbanistica di un comune che mi pare sia il comune di Potenza, ma sorvoliamo, dopo un anno non c'è ancora una terapia. Non solo, ci sono centinaia di medici
che ti hanno fatto capire, poi qui c'è un dottore che ci potrà dire se è vero che quelle famose medicine servono oppure no, se quelle cure immediate che possono essere fatte con la somministrazione di un certo tipo di protocollo di farmaci sono utili oppure no, ma io dico, nel momento in cui abbiamo una pronuncia del TAR che il 4 marzo meritoriamente, secondo me, sospende quel folle protocollo che è la tachipirina e vigile attesa della morte, abbiamo un Ministero della Salute che impugna il provvedimento del TAR. Quindi, insomma, dopodiché, per venire a quello che ha detto, e chiudo, il dottor Manocchia, che ha tutta la mia solidarietà, perché è un paese in cui arrivano i carabinieri alle 6 di mattina imputandoti un crimine che sostanzialmente è l'aver espresso la tua opinione, che può essere magari anche, come dire, un po' forte, ma è pur sempre un'opinione, è qualcosa che ti fa pensare al futuro, così come mi fa pensare al futuro il caso di 2 settimane fa del ragazzino che a scuola inscena una protesta per non voler mettere una mascherina che legittimamente poteva non mettere e gli viene fatto il CSO. Ecco, questo è il quadro dell'Italia attuale. È vero. Avvocato, vorrei, se mi permette, 10 secondi. 10 secondi, non però. È vero che l'ospitalità, cioè l'ospitalità privata non ha fatto nulla, cioè questo è falsissimo. Cosa fa? Cioè l'AIOP, l'ospitalità privata convenzionata, quando gli ospedali pubblici sono stati chiusi, erano quegli ospedali che intanto hanno garantito le cure e l'assistenza ai malati di malattie comuni. Cioè, voi vi rendete conto cosa vuol dire arrivare al proprio ospedale e dire non si eseguono più visite per motivi di Covid? E dove va il cardiopatico? Dove va quello con il cancro? Dove va il paziente oncologico? Certo. Oggi l'AIOP, cioè l'ospitalità privata, garantisce il 45% dell'assistenza degli italiani. Se dovesse mancare il privato oggi in Italia, voi pregate Dio di andare a bussare una porta di un ospedale pubblico. Vuol dire che 30 milioni di italiani non hanno più assistenza, non possono fare un'ecografia, un attacco. In termini di risorse, quel 45% di sanità privata, quante risorse pubbliche sono trasferite? Perché? Molte. Ma facciamoci la domanda: perché sono state trasferite? Perché qual è l'ospedale pubblico che ha un conto in ordine? Perché a differenza di qual che è l'ospedale pubblico che compra un attack a meno del doppio di quello che la compra rispondo, un privato? Sì, gli rispondo con una battuta. Perché dovevamo costruire, visto che sì, c'è un'omissione, in Italia la sanità è gestita dalle regioni, il governo fa solo linee guida, dovevamo gestire formigoni. Dovevamo gestire formigoni. Guardi, con la sanità in Lombardia sono costruite le più grandi carriere politiche. Se vuole in Sicilia, ci sia del se vuole in Puglia, ne racconto cosa è stata la sanità. Non parlatevi su, per favore, ve l'ho detto all'inizio della trasmissione. Le chiedo scusa. Se no, ragazzi, è finita. Avvocato Artuso, poi sentiamo il collega giornalista e poi devo fare una domanda un po', diciamo, per qualcuno sembrerà strana, ma per noi no, con il nostro Quetzal. Però siate più sintetici, per favore. Prego, avvocato. Ma io sarò sintetico e condivido che trovo surreale dividere il mondo in due, cioè dividere le élite, i pochi che decidono, e il popolo come una massa indistinta, per una semplice ragione, che qui non è una pandemia voluta da qualcuno contro qualcun altro, ma è una condizione evidentemente ricorrente nella storia dell'umanità, in cui oggi si è combattuta con determinate tecnologie, con determinate cure, con determinate conoscenze. Si sarebbe potuto fare di più? Probabilmente sì. A livello mondiale sappiamo che c'è un'indagine dell'OMS proprio in questi giorni che ha appurato queste questioni, ma è sicuramente una circostanza non voluta e che anzi ha messo in difficoltà l'intero pianeta e tutti gli stati. Se noi pensiamo che questo sia un qualche cosa di preordinato e di voluto, partiamo da un punto sbagliato. C'è un'affermazione, tra le altre, che non condivido, del collega, che è quella che il problema del nostro paese è stato entrare nell'Unione Europea. Io credo invece che stare nell'Unione Europea sia la salvezza di questo paese. E lo dico con due dati. Il primo, oggi noi abbiamo un debito pubblico, e siete liberi di smentirmi, abbiamo un debito pubblico che, grazie a Dio, per un terzo circa è detenuto in mani comunitarie. Ditemi il tasso di interesse a che livello sarebbe arrivato.
Abbiamo parlato nelle scorse settimane e parleremo ancora nei prossimi mesi del Recovery Fund. Ditemi con quali altre risorse ci saremmo potuti pensare di far crescere il prodotto interno lordo del 4% nei prossimi anni. Ditemi con che... Ma certo, ma avete... Ma lascia che dica dopo... Ma avete occasione di replica? Per favore, dopo vi do la parola. Di replica, ci mancherebbe. Ve l'ho detto, ognuno dice la sua, poi intervenite per controbattere. Abbiamo un sistema di scambi e di economia che soltanto a livello europeo può controbattere quelle che sono le potenze industriali. Ora, mi si potrà smentire su tante altre cose, ma credo che su questo l'uscita dalla pandemia sia garantita soltanto dall'Italia all'interno dell'Unione Europea. Vabbè, sentiamo adesso il collega. Sarò velocissimo, caro direttore, perché come lei bazzico la televisione ormai da molti anni. Per quanto riguarda Canale Italia, è una voce libera, autorevole, che è fondata da un uomo che si chiama Lucio Garbo, che non ha avuto nessun finanziamento se non che la capacità di rimboccarsi le maniche per avere dei bilanci solidi. Ci sono altri editori che probabilmente, operando non solo nella televisione ma anche nei giornali, hanno dei buchi bancari che non si capisce perché non vengano posti a rientro, mentre qualsiasi cittadino, se ha un euro di scoperto di conto, adesso dal 5 di gennaio, se abbiamo 5 giorni di scoperto di conto, scatta una segnalazione che abbassa il rating, deve invece essere vessato. Venendo ad Armando Vannocchia, io spiego tranquillamente ai telespettatori per quale motivo Armando Vannocchia viene vessato, viene ingiustamente deriso da due che io definire colleghi mi viene da dire una bestemmia, mi perdoni il signore che ingiustamente porto al collo, ovvero Parenzo e Cruciani. Imola oggi è il settimo sito più condiviso d'Italia, che come ha detto l'autorevole direttore fondatore non fa altro che ripubblicare delle notizie, che poi queste notizie ottengano dei boom, insomma delle super visualizzazioni su Facebook, evidentemente senza pagare un euro di sponsorizzazione, questo ci deve far pensare, perché la verità vi farà liberi, dice sempre colui che io porto ingiustamente al collo. Per rispondere alla sinistra, noi abbiamo in Europa i migliori ospedali privati. A Milano esiste il gruppo San Donato, no? Con l'Istituto Ortopedico Galeazzi e tanti altri, che se non fosse per queste strutture o per altre strutture noi non riusciremmo veramente non solo a fare un TAC, ma neanche a fare una panoramica interdentale. Sul fatto dell'euro, io le dico, caro avvocato, da imprenditore, tutti i giorni o l'ANSA o la Diene Cronos a livello nazionale mi intervistano. Sono diventato un tuttologo, ma evidentemente perché non dico delle scemenze. 10 minuti fa ho detto che in tutta Italia questo clima di allarmismo mediatico ha prodotto la decadenza dei fedeli nelle chiese. I devoti dal vivo non vanno, perché abbiamo anche un pontefice che si permette di dire che la messa la possiamo fare online. Peccato che la fede cattolica, come ci insegna invece Papa Benedetto XVI, sia fatta di confessione, sia fatta di comunione. E tutta la teologia biblica e morale si fonda sulla partecipazione sacramentale al sacrificio di un mistero che è veramente il perno di una risurrezione. Punto uno, quindi mancando i fedeli mancano le questue, non riusciamo a pagare le bollette, non riusciamo a dare i pacchi in famiglia. Non ho ancora sentito una volta Papa Francesco parlare del problema delle mense dei poveri, mentre invece lo vedo a braccetto con Draghi per dire ma sì, facciamo l'assegno unico per le famiglie e cerchiamo di far nascere i bambini in Italia. In secondo luogo, 2000 job strike solo in Piemonte stanno morendo, più di 300 aziende di autobus. Ogni automezzo, che sia Volvo, Otto, Carscania, Fiat, costa dai 300 ai 400 mila euro. Sono aziende che sono andate per strada e il buon Scandurra ha chiamato i colleghi del Corriere della Sera, che poi, grazie a questo articolo, hanno fatto sì che queste persone che hanno bloccato Milano con questi mezzi che costano come un appartamento di lusso, andassero dall'autorevole Bruno Vespa, che gli ha dato voce perché nessun giornale di sinistra avrebbe scritto, no, su queste persone. Io dico che c'è indubbiamente un progetto di riscrittura di quelle che sono le regole del gioco. Adolf Huxley, nel Nuovo Mondo, un autorevole suo collega americano, dice chiaramente che la società si riscrive partendo dalle menti dei piccoli. Quali sono, e concludo, i quattro grandi settori che vanno? La digitalizzazione, è dal 2009 che ci rompono i coglioni con una stronzata che si chiama Facebook, seguita da un'altra puttanata che si chiama Instagram, da un'altra minchiata che si chiama Twitter e LinkedIn. Maurizio Scandurra fa l'imprenditore e giornalista e fattura sicuramente molto di più di tutti quelli che hanno siti. Io non ho né siti né profili, ne ho forse uno su Google. Sa perché? Perché è la fiducia, è la qualità, è la stretta di mano, è l'artigianalità che compie la differenza. Quindi poi c'è un altro discorso. Qualcuno ha parlato del ministro Speranza. L'ho già detto a Radio Radio, l'ho già detto con l'autorevole Maria Giovanna Maglia, che è una cara amica molto più nota di me, lo ripeto anche qui.
Quando si entra in un'azienda privata si deve avere una competenza. Lei prima parlava delle risorse e quant'altro. Lei deve sapere, caro avvocato, che per lo Stato italiano esistono tecniche di bilancio, perché qualsiasi azienda privata non sono consentite, perché se io gestessi i bilanci delle mie SRL come lo Stato italiano gestisce i suoi, io sarei già in galera per bancarotta fraudolenta, altro che 12 carabinieri, avrei avuto l'esercito anche russo in aggiunta a farmi i conti in tasca e a contarmi i peli del sedere. Signor Roberto Speranza sarà sicuramente un autorevole esperto politico che, come ha detto già l'avvocato, insomma, che mi siede a fianco, ha fatto carriera, insomma, nelle segreterie politiche, però quando io guardo che cosa ho fatto nella vita, l'unica esperienza, questo è un curriculum, cari italiani, che potete tirar giù da salute.gov.it, leggo, perché fa figo parlare in inglese, ma io vi parlo insomma così alla come viene viene, un internship, che dall'inglese significa tirocinio, nell'area risorse umane della Barilla. Sarà forse per questo che ha le mani in pasta in certa politica. Allora, almeno Berlusconi ha avuto il buon gusto di mettere Gerolamo Sirchia, sul quale è stato detto di tutto, gli hanno fatto un tombino così e quant'altro, almeno era un medico. Io dicevo, certo non assumo un pastaio a dirigere un'azienda di autoriparazione o la guida di un concessionario, non metto un esperto di ferramenta, così come non prendo uno che guida motorini alla guida di un automezzo, per cui ci vogliono ben altri titoli. Sapete, quindi, io rifaccio questo numero che so che piace tanto, che differenza c'è tra questo curriculum e questa carta? Con tutto il rispetto al ministro Speranza, e lo dico anche per scherzare, che quest'uomo insieme a quegli altri due loschi figuri lì chiamati Mario Draghi al servizio del potere bancario internazionale e Giuseppe Conte, altro avvocato che al servizio del potere, ci hanno messo nella merda. Questa quantomeno dalla merda ci toglie, e qui mi taccio. Io dico sempre che qualunque cosa si dica in questa trasmissione, uno se ne assume le proprie responsabilità. Io non ho offeso nessuno, dico solo che sarebbe come mettere Scandurra a dirigere la presidenza del Consiglio. Non ne ho i titoli, io il ministro dell'economia, non ne ho i titoli. Qualcuno mi dice, ok, siamo stati eletti, ma il fatto dell'elezione è già un'aberrazione, perché sono questi i partiti che ci hanno messo nella merda, il populismo, il farsi candidare, per cui passa la logica folle, aberrante, che avendo i numeri si ha della qualità. No, così, cari italiani, non è così. Allora, caro professor Zupparo, non è così, che sì, le piacciono, l'ha detto anche Sgarbi, come Di Maio fa cagare, anche a me questo ministro fa cagare. Fermila, le sembra strano, ho fatto teatro, conosco tutte queste tecniche perfettamente. Vabbè, però se decidiamo di fare teatro, faccia teatro anche lei, professore. Ma anche lei l'ha fatto prima con le cose che vabbè, ha detto, lascia, no? Che ha faccio. Detto che quella di Manocchia non è una narrazione, che Canale Italia non è una rete libera, ma come si permette? Ma chi è lei? Ma chi è lei? Non ho risposta. Facciamo ragionamenti, questo, capisce, ci sposta su un terreno complicato. Quando uno tira fuori la carta igienica, cosa faccio? Io vengo con un garretto pieno di feci? Spostiamo su una discussione, fino ad ora abbiamo discusso come persone civili. Allora facciamo una cosa, continuiamo a farlo, no? Adesso io devo sentire il mio amico Quetzal, però siccome voglio parlare tranquillamente, farti una domanda di quello che è successo anche a Milano, perché c'entra anche questo, io direi pausa. Allora ci siamo, prima di, voglio far vedere, no, lo vediamo direttamente, col mio amico Quetzal, interista, mi fa anche un po' fastidio, molto, perché io sono milanista e lui è interista, vabbè. Comunque, guardiamo che cosa è successo, dice ancora con questa storia, ma voglio sentire la sua opinione, perché lui è uno scrittore, ha scritto, quali sono i libri che ha scritto? Ha scritto Assicurazione a delinquere, ecco, e Salute S.P.A. insieme all'avvocato Carraro, che noi già 2 anni fa denunciavamo l'Italia, la sanità, la distruzione, il depauperamento di tutto, di un bene primario che era quella che era una delle eccellenze a livello mondiale. Sì, ma noi poi crediamo che chi ci governa ci tenga la nostra salute. Non gliene frega niente della nostra salute. A loro gli interessa che gli ospedali non vadano in tilt, che non siano piene le rianimazioni, perché così dimostrerebbe, perché la pandemia ha messo il dito sulla piaga, ha evidenziato un problema che prima c'era e che sfortunatamente toccava chi aveva bisogno della sanità. Oggi colpisce tutti e quindi tutti hanno capito quello che è successo. Guardiamo cosa è successo a Milano e dimmi che cosa hai pensato in quel momento. Vogliamo farlo vedere alla regia? Sì. Quello che è successo a Milano.
questo è uno. Poi ecco un'altra cosa, il numero 3 per la regia, quello che è successo anche a Napoli, tanto per fare nord e sud, e poi ti do la parola. Guardate quello che è successo a Napoli, vai. Se riusciamo col numero 3 e poi... Ecco, Salerno è insomma una cosa, vabbè, è andato vabbè, in Serie A, insomma. Io... Vabbè, dico Napoli, forse confondiamo, in Campania, chiedo perdono ai salernitani, perdono, prego. Ma io, Vito, quando ho visto i festeggiamenti, allora che l'Inter abbia vinto lo scudetto sono contento, sono simpatizzante della squadra, quindi non potevo che essere contento, però quando ho visto i festeggiamenti sono stato veramente triste, perché... Ho detto, ma possibile che tutta questa gente, dopo tutto quello che è successo, non abbia capito che comunque bisognava portare rispetto e non andare in piazza? Quello che poi mi lascia il vuoto è dire, per la vincita dello scudetto si spostano 40.000 persone, riempiono una piazza, e per i problemi che stiamo affrontando oggi non si muove nessuno. Quei 40.000 dovevano andare a Palazzo Chigi, a Montecitorio, a prendersi le persone che stanno governando e a guardarle negli occhi. Questo dovevano fare. Quindi il popolo italiano non può continuare a lamentarsi, e queste scene lo dimostrano, perché se andiamo in piazza per uno scudetto in un momento di crisi, di pandemia, e non andiamo in piazza per cose più serie, allora vuol dire che non abbiamo capito nulla. Ci sono centinaia di migliaia di aziende alla canna del gas. Hanno diviso il popolo in due. Gli stipendiati dagli imprenditori, gli imprenditori che non sanno più come sbarcare il lunario, non sanno più dove andare a chiedere soldi, si devono indebitare per pagare i debiti. Attenzione, noi dobbiamo fare debiti per pagare debiti, e quindi è il cane che si morde la coda. Io dico, ma se io ho un debito, ma perché devo farne un altro per coprire quello? Lascio quello che ho e rimane lì. Io come imprenditore dico, poi sono anche titolare con dei soci di un bar, quindi sono stato toccato anche in prima persona con l'attività lavorativa. Io non chiedo niente allo Stato, perché quello che fino ad oggi ha fatto lo Stato è niente, solo proclami e basta. Io sono stanco di sentire i proclami di questa gente che dice faremo, vedremo, arriveranno, quando vorrei sentire dire invece abbiamo fatto e abbiamo dato. Ma questo non l'ho mai visto e mai sentito. Le offerte che hanno fatto le aziende sono ridicole, ridicole, non servono a nulla se non a prenderci in giro. Siamo veramente nella disperazione. E quando ho visto questa rappresentazione di quei festeggiamenti sono rimasto a bocca aperta. Vorrei fare anche un'altra domanda, perché poi ho detto bene, adesso 40.000 persone in piazza, giusto? E qui vorrò anche il conforto del dottor Conto Tanassis. Ci sarà un picco di epidemia straordinario, visto che avete visto cosa è successo, no? Fra 15 giorni scade i 15 giorni di quarantena, quindi se è vero quello che ci hanno detto fino ad oggi, quello che abbiamo visto dovrebbe fare salire il picco dei contagi. O erano tutti vaccinati quei 40.000? Può no. Darsi anche. No, perché adesso... Allora vuol dire... I bar chiusi e lì in piazza in 40.000. Bar, poi attenzione, ci sono bar che hanno la disponibilità di avere degli spazi straordinari dove c'è un distanziamento incredibile. No, chiusi. La sfortuna vuole che poi anche in questo periodo, settimana, possiamo riaprire all'aperto, 15 giorni di pioggia. E quindi siamo a cartoni animati. E ce l'hanno con noi tutti quanti. No, ma voglio dire, anche il signore di sinistra, dico, ci mette la pioggia e non possiamo lavorare. Dottor Conto Tanassis, per quale motivo questo paese non ha più credibilità sui vaccini? Guarda, ne sto sentendo tanti che non vogliono vaccinarsi. Ma intanto per questo. Cioè, non è possibile aver diviso un paese a metà, metà della gente non vuole vaccinarsi, metà della gente ti telefona quotidianamente perché tu esprima un parere
a volte a sfavore di un vaccino e non a favore di un vaccino, quindi è quasi pilotata la domanda, no? E questo ti fa capire come noi abbiamo coltivato questa, come potrei spiegartela, cioè aberrazione, cioè, perché un paese che comanda, ma non per l'imposizione, per la giusta guida e la libera scelta. Se io devo convincerti che una cosa è fatta bene e tu hai tutti i vantaggi da questa cosa qui, e tu sei libero di scegliere, ma alla fine mi auguro che la maggioranza scelga. Oggi perché si va a vaccinarsi? Perché la gente crede che gli faccia bene il vaccino? No, perché tu non avrai libertà di entrare nell'aereo, sulla nave, non potrai andare in vacanza, non potrai vedere il tuo nonno al gerocomio e in geriatria. Bravo Dimitri. Cioè, questa è quella che è la mia sensazione della gente che viene, no? Cioè, io vedo ben poche persone che mi dicono: senta, mi può spiegare il meccanismo bene di come mi protegge un vaccino e perché? Perché la gente si è vaccinata, no? E attendeva questo momento come la mano dal cielo per togliersi la mascherina, e subito gli hanno detto: eh no, lei la mascherina non la può togliere perché può ammalarsi. Allora uno diceva: perché mi devo vaccinare, no? Questa era la prima domanda, e giustamente anch'io ho detto: beh, in effetti, perché finché non si vaccinano tutti, cioè non è che se fai il virus anti-influenzale, cioè il vaccino anti-influenzale, non becchi l'influenza, ma probabilmente la passi così. Poi all'improvviso si sente parlare di seconda dose che non è più programmabile perché non ci sono i vaccini. E questa è una cosa ridicola, a mio avviso, la programmazione e la vaccinazione. Sono sicuro che non è colpa di Speranza, non è colpa di chi sta in Italia, ma colpa di chi dirige la baracca in Europa e quindi non ha fatto giusti contratti con le aziende per garantire un filo logico nelle vaccinazioni. E comunque anche una forma mentis, perché è da tanto che si aspettavano questi vaccini. Ultima cosa che io sento in questi giorni, dice: abbiamo vaccinato tanti con AstraZeneca, ma siccome non comprano più AstraZeneca, perché la Bruxelles l'ha casato, no, dice: fai Pfizer come seconda dose. E arrivano quelli della Pfizer e ti dicono: non si possono miscelare i vaccini, anzi, quelli dell'AstraZeneca. Mancano o sono in ritardo quelli di Pfizer, Pfizer dice entro 21 giorni, questi dicono anche 40, 50, si può. Chi l'ha detto? L'ha detto il nostro esperto. Ma allora come mai per quando fa comodo l'esperto vale e per quando fa comodo vale la parola della fabbrica, dell'Europa, di Bruxelles, eccetera? Quindi questo, a mio avviso, ha determinato una perdita di credibilità abissale, perché la gente deve dire: ragazzi, vacciniamo dai 70 in su. Okay. Quello è il nostro numero. Voglio sentire, sentire adesso ovviamente il professore. E poi vuole sentire... No, io non sono abituato a polemizzare con chi fa il proprio lavoro, perché io non sono un medico. Mi fermo un passo prima. In Veneto abbiamo, io non sono Gonzaia, quindi lei capirà, abbiamo i più alti tassi di percentuale di vaccinazione. È vero, è vero. Una regione... AstraZeneca, come lei sa, l'Europa, sbagliando il primo contratto, questo è vero, non verrà più fatto il contratto perché c'è stato un errore. Però io mi sono vaccinato con AstraZeneca, il richiamo a giugno, e ci sono, le posso assicurare, tutte le dosi di AstraZeneca. Io penso che abbiamo fatto bene a non mettere l'obbligo vaccinale, perché bisogna avere fiducia nella razionalità e nell'intelligenza delle persone. E devo dire, sulla grande, quando abbiamo tassi del 70% per fascia d'età, va benissimo. Chi non si vuole vaccinare non si vaccini, scelga questa strada. E quindi abbiamo fatto bene a non introdurre l'obbligo vaccinale. Io credo che una grande battaglia, peraltro annunciata da Joe Biden, è quella di togliere i brevetti sui vaccini. Perché fino a quando noi su una grande materia come questa noi pensiamo di fare speculazione, perché tutto attorno a questa grande operazione, il fatto che AstraZeneca costi a dosi circa 2 euro e qualcosa e Pfizer costa circa 12 euro, lei capisce che stiamo dentro la più grande battaglia commerciale dei Big Pharma. Penso che l'Europa debba fare una battaglia insieme a Joe Biden, che sta cambiando anche la geopolitica, di cancellare il brevetto sui vaccini. Però sa, io non sono un medico. Io so che le epidemie, da che mondo è mondo, si combattono con i vaccini.
ci sono due tipi di vaccino, l'AstraZeneca è quello virale, dove tu ti introduci, se sbaglio mi correggano, dove tu introduci una parte, diciamo, e fai reagire il tuo corpo, mentre Pfizer e Moderna ragionano sull'RNA messaggero, che produce una proteina che si chiama Spikeless, che reagisce, sono modalità diverse, ma sono comunque meccanismi per cui tu ti difendi da un'aggressione esterna. Il virus vive, è unico e vive nel riprodursi. Eh sì, questo lo devo dire lei, guardi, i miei piccoli studi di scienze. Io guardi, proprio zero complottismo a favore o a sfavore dei vaccini, ma io le faccio una domanda schietta, mi risponda: perché un paese come il nostro, l'Italia, che ha un'azienda farmaceutica pesante, non ha potuto prendere un brevetto come ha fatto la Germania e dire noi ce lo produciamo in casa? Cioè, guardi, la Francia l'ha fatto, la Germania ci sta ricattando. Non ricordo se quale cura. Ci stiamo provando, è vero che se non riusciamo a togliere... Cioè noi perché non siamo stati così, visto che comunque eravamo nel G7, cioè noi le basi, le persone che possono lavorare, i medici... Perché lei non può far finta di non sapere che per produrre un vaccino c'è anche un problema di ricerca delle materie prime, che è stata una dei grandi temi complicati, però so già che nel distretto del Lazio, che è uno dei distretti per eccellenza della farmacopea italiana, io credo che per età, non dico per la fine dell'anno, ci sarà un vaccino, diciamo, di costruzione italiana. No. Però io penso, siccome io mi sono vaccinato, che per combattere questa epidemia e per tornare a discutere di altro, e discutere della condizione dei lavoratori, discutere del fatto che a 18 a 21 anni si muore dentro le fabbriche in barba a tutte le norme di sicurezza. Quella ragazza è morta perché aveva un contratto sbagliato. Aveva un contratto dove doveva fare cataloghi. E aveva un contratto di formazione, non doveva stare lì. E questa è l'idea di un mercato iperliberista dove conta il profitto e dove le persone, i lavoratori in questo caso. Veda, il popolo esiste perché non esiste come fatto generico, esistono le condizioni sociali delle persone. E le condizioni sociali delle persone sono diverse. Io mi batto per quelli che oggi in Italia hanno una condizione sociale molto difficile, perché in questa pandemia tutti abbiamo avuto. Ma dovrebbe farlo anche il governo, perché non lo fa? Com'è? Dovrebbe farlo anche il governo di sinistra, non ha mai fatto niente fino questo adesso. Governo non è mai andato incontro alle esigenze dei lavoratori, ecco perché dice questa è una linea editoriale, una linea di Vito Monaco che combatte contro i soprusi, da che mondo e tutti mi conoscono, a difesa dei deboli. E fino adesso il governo di centro-sinistra ha affossato di più. Ma adesso in Italia non c'è un governo di centro-sinistra, c'è un governo di unità nazionale, tranne Fratelli d'Italia ci sono dentro tutti. Questo governo è nato per un tradimento di Renzi, c'era una maggioranza di centrosinistra, Renzi ha tradito, non da solo, con una gran parte dei giornali italiani. Purtroppo le comunico che non ci sono più giornali di sinistra. Purtroppo. Non ci sono più partiti di sinistra. Non ci sono anche forse partiti di sinistra, ma le comunico che giornali di sinistra non c'è. Dopo che la Repubblica è stata comprata dalla famiglia Agnelli, noi abbiamo un sistema mediatico, questo è vero, che grosso modo è fatto, la famiglia Agnelli detiene La Stampa e La Repubblica, il Corriere della Sera non è mai stato un giornale di sinistra, è un giornale, diciamo, di area liberale, quindi diciamo che il governo attuale è un governo con all'opposizione solo Fratelli d'Italia, con dentro tutti, perché quella condizione politica si voleva determinare. Scandurra. Io credo che il vero vaccino dovrebbe essere fatto contro un clima di prolungato allarmismo mediatico che crea un doppio pesismo anche all'interno della classe medica. Se c'è stata una persona che per primo in Italia ha predetto tutto, non ha sbagliato un colpo e per questo ha pagato, tant'è che lo vediamo molto meno in televisione, tranne rare volte in cui probabilmente sussistono dei contratti pregressi, quella è una delle persone più intelligenti che noi abbiamo. Si chiama professor Alessandro Meluzzi. Non conosco persona dalla cultura enciclopedica, dalla capacità sintetico-logica, dalla dialettica devastante, più autorevole e più in grado di puntualizzare con riferimenti che ambiscono a tutto lo scibile mondiale il suffragare un pensiero espresso. Non capisco perché io debba tutte le sere avere la diarrea mentre mangio quando devo sentire galli, crisanti, capua, viola e non posso avere il piacere di deliziarmi al dolce con gente che si chiama Giulio Tarro, Palù, l'autorevole prorettore che ha nominato prima il professore Zangrillo, cioè gente che non fa narrazioni diverse, gente che autorevolmente compie degli studi e offre alla dialettica delle opinioni dei dati differenti. C'è una logica del mainstream e del politically correct che ambisce e confluisce in un sistema
sistema, dal pensiero unico, che è proprio quel tipo di sistema che pretende di gridare ad una libertà di pensiero che viene negata da se stesso, perché se non si è di sinistra, non si è d'accordo con Crisanti, con Galli, avete fatto le riaperture, Draghi rischio ragionato e vi richiuderanno, allora tutto questo non va. C'è ancora di più da dire. Chi mi dice, come lei, che bisogna pensare ai lavoratori, si dimentica che il lavoratore esiste quando esiste un'impresa. Questa è la prima volta nella storia, neanche nella crisi del 2008 scatenata dalla crisi delle banche, insomma, Merrill Lynch e Bank of America, ha fatto sì che tutti avessero qualcosa tranne gli imprenditori. Ma come possiamo pensare di tutela del lavoratore quando non esiste più lavoro, quando non sento parlare di politiche dell'occupazione, quando non c'è attenzione alle partite IVA? Perché vede, lei difende il lavoratore, no? Ma chi ha talento nella vita, chi è geniale, chi ha competenze, il lavoratore a 1.000 euro non lo va a fare. Io sono, credo, uno dei pochi che non ha mai fatto il lavoratore dipendente. Tutti quelli che fanno lavoratori a 1.000 euro sono degli sfigati. Posso dire una cosa? Io le posso dire che preferisco dare del lavoro, permettermi le mie collezioni, permettermi di avere quello che ho e anche permettermi di fare della beneficenza, mantenere delle mense dei poveri, aiutare delle chiese a essere restaurate, fare delle cose che sottolineino i nostri valori. I lavoratori in Italia non convengono più all'impresa, perché il lavoratore appena può, anche in questo momento, e gli avvocati, qui ci sono due ottimi professionisti del diritto, sanno che il lavoratore è pronto anche in tempo di pandemia a voltare le spalle al proprio datore di lavoro e a scatenare un inferno giuridico per delle cagate. E allora perché non ci mettiamo un po' tutti a partita IVA, così vediamo finalmente di passare dalla logica del reddito alla logica del merito, dalla logica di chi si aspetta qualcosa alla logica di qualcuno che avrà qualcosa soltanto se se l'è guadagnato. E concludo dicendo soltanto una cosa. Vado a dire a quei due ragazzi che sono morti. Sì, vabbè, ma ce ne sono tanti, allora non facciamo del qualunquismo. Io posso fare il gatto, ma le fa del qualunquismo. Mi faccia finire. Non è vero che il ministro Speranza non ha colpe. Massimo Giletti, che credo sia, a parte piemontese come me, io sono di adozione, uno dei più autorevoli giornalisti italiani, è stato il primo a mostrare i contratti dei vaccini che non abbiamo potuto leggere nella loro interezza, nella loro integrità, perché erano tutti sottolineati. E un certo Speranza, insieme a qualcun altro, hanno fatto sì che un autorevole ricercatore, che ha detto all'interno di un sistema di mail che non esisteva un piano pandemico aggiornato, una delle menti più brillanti, abbia accettato di perdere il lavoro per non perdere la faccia. Io sono uno scrittore, qui come tanti altri, sicuramente il meno autorevole, ma un mio libro non ha mai fatto la fine becera che ha fatto il libro di uno che va a scrivere dei proclami pubblicando delle cagate, perché come dice Sgarbi, quelle sono delle cagate. Uno che scrive ed è autorevole, che sa scrivere, non fa una figura così, perché ha fatto fare una pessima figura al Dicastero della Salute, che come dice Maria Giovanna Maglie dovrebbe essere chiamato Ministero della Sanità, perché la salute è mia, la sanità è la gestione della mia salute. Attenzione che sono due concetti molto diversi. Per cui Speranza tutto fa fuorché realizzare quel nomen omen di biblica memoria, per cui un nome è un presagio. Nel suo caso il nome è una contraddizione. Allora, Quetzel e l'avvocato Artuso, rapidi però. No, io vorrei pregare il professore di finirla di utilizzare sempre le persone che muoiono in disgrazie, perché quella è stata una disgrazia, no. come vestillo. No, la dovete finire. No, basta. 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 Basta usare le persone che muoiono per puntare il dito contro qualcuno, va bene? Non ha importanza. Posso farlo da non avete altri cosa argomenti. Le dà fastidio? No, perché non avete altri argomenti? Ma cosa le dà fastidio? Perché non avete altri argomenti? Ma di questa storia, di questi lavoratori, a lei cosa le dà lei fastidio? Lei non ha altri argomenti seri e concreti. Ma a lei cosa per risolvere i problemi? Ma siete i soliti bla bla bla. La ringrazio. Artuso. Iettatori di Stato. Fermila, Artuso, fermi. Prego, parlate di cose concrete. Buon avvocato. Direttore, lei sa che io intervengo solo quando chiamato ad intervenire. Prego. Però dobbiamo intenderci di cosa vogliamo parlare stasera. Se vogliamo parlare di lei che fa beneficenza, dei giostrari del Piemonte, dell'Unione Europea, dobbiamo intenderci, perché altrimenti... Ma lei è un'attrazione che costa 500.000 euro. Viene da Vicenza, scusi. Guardi, qui a Vicenza ci sono le più grandi aziende di attrazioni di parchi divertimento del mondo. Lo so, la Zamperla. E se non lo sa, allora non dica queste cose. Conosco bene la Zamperla. Maurizio. Non è lei che mi viene ad insegnare. Maurizio. Però adesso lei mi parla di dati, perché altrimenti a far proclami o a mostrare carta igienica siamo bravi tutti. Se vuole, andiamo a Zelig. Guardi, la posso portare. Andiamo a Zelig. Fermola. Sia dove sta. Stia dove sta, che a 3 metri va Maurizio. Benissimo.
Allora, prego. Lei non può però parlare, non possiamo pretendere qui di dire che il popolo non è stato aiutato e dopo trattare i lavoratori dipendenti come dei deficienti perché solo quelli bravi sono andati a fare i professionisti o gli imprenditori. Perché questa è una contraddizione, oltre che una bestialità, che non sta né in cielo né in terra. E non so come lei possa parlare di popolo pretendendo di dire che i lavoratori dipendenti sono tutti dei deficienti. Si metta d'accordo con se stesso, punto primo. Diciamo punto secondo. Tanta gente che fa il fancazzista e ne approfitta, pronta solo a prendere un contratto per fare causa. Lì dovrebbe essere contento, guadagna di più, no, prende qualche efficacia. Io faccio tutt'altro, lavoro anche con i dipendenti e posso dire che sono dei dipendenti molto più brillanti degli autonomi, quindi e anche di tanti faccio imprenditori. Dipendente anche e lei. Penso di averne... vuole l'assumo, guardi, domani mattina guardi, l'assumo. Non ho bisogno di essere assunto da lei. Ma non è questo che voglio discutere. Vogliamo parlare di cose concrete, vogliamo parlare di dati? Mi vuole smentire su determinati dati? Prego, perché allora finché si dice che questo governo non ha fatto nulla, questo governo in questi mesi, questo governo e il precedente ha tenuto in piedi il paese, ha tenuto unito il paese. Per favore, staccate il microfono. È la sua opinione, questa ragazzi. È la democrazia. Rispettatela. Per favore, ora, bisogna rispettare. Ma che bestemmia che dice. Scusami, Manocchia. Io tiro il crocifisso perché il signore si offende, anzi lo metto proprio via perché non mi sembra il caso. Sì, protesto. No, posso parlare? Finito, prego. Posso parlare? No, lasciate, è la sua opinione, lasciate che dica. Però per adesso favore. Mi smentite sui dati perché altrimenti a mostrare il crocifisso o la carta igienica vi qualificate da soli. Sì. Punto come primo. Cristiani, liberali e come gente che fa pulizia. Ah beh, guardi, essere cristiano e mostrare il crocifisso non sono perfettamente sinonimi. Andiamo punto avanti, primo. Dai. Punto primo. Cassa integrazione, rinnovata continuamente. Blocco dei licenziamenti, rinnovato continuamente. Reddito di emergenza, prorogato continuamente. Fondi ai comuni per le non autosufficienze, prorogate continuamente. Mi fa parlare o parla lei? Maurizio. Mi fa parlare o parla lei? Non sa cosa dice, Contributo sostegni, già dal decreto agosto, contributo sostegni bis, contributo rilancio, credito di imposta per affitti, credito di imposta per acquisizioni. Allora, vogliamo parlare di cose concrete o vogliamo parlare di nulla? Ma lei sa quanto sono costati questi provvedimenti? Mi sa dare un numero oppure non mi sa dare un numero? Benissimo. 400 miliardi, 10 miliardi. Vito, ho finito perché non si riesce a confrontarci su un dato, ci si confronta su slogan. Io non ho carta igienica da mostrare. E quindi mi spiace, non siamo allo stesso livello. Tu hai finito, Stefano? Ho finito perché... dimmi, Manocchia. Se posso intervenire, è già mezz'ora che non dico nulla. Dovevo replicare anche al professore. Quindi... Dai, che devo andare in pausa perché... L'ho fatto per la cronaca, l'ho fatto in privato, meglio che non lo faccia in pubblico quello che ho fatto in privato. Però vorrei rispondere all'avvocato. Avvocato, vuole che le snoccioli i dati... Tira sul microfono, conduttore, vuole che le o conducente. Vuole che le snoccioli i dati delle persone che sono state uccise, delle persone che si sono suicidate, delle aziende che hanno chiuse. Perché non parliamo di questo? Lei parla dei dati, di quelle stronzate che ha fatto questo governo di merda. Stronzate, questa è la parola giusta. Questo parla lei. Per favore, ragazzi, mi state. Questo per l'avvocato. Mi state facendo. Per il professore Maurizio, ma avevi promesso di star buono. Vito, finisco col rispondere al professore in maniera più civile possibile, dicendogli il suo leader, il suo capo, quello che illegittimamente, immeritatamente, vergognosamente è a capo del Ministero della Sanità, non della Salute, deve essere processato per crimini contro l'umanità. Pausa. Allora, facciamo una cosa. Prima di dare la parola all'avvocato Carraro e poi ovviamente al mio amico Armando Manocchia, io vorrei farvi vedere un filmato, il numero 7 per la regia, e del mio amico Giuseppe Povia, che ha fatto una considerazione su un caso che è stato citato, adesso non mi ricordo, uno di voi l'ha citato, quello dello studente, insomma, no? L'avvocato Carraro mi aveva detto, per questo io vi propongo questo filmato, seguitelo con attenzione, ascoltate quello che dice Giuseppe, prego. Un ragazzo di 18 anni, leggo, di una scuola di Fano, rifiuta di mettersi la mascherina, non se la mette, non importa il motivo, potrebbe essere anche una ragazzata, una furbata, un gesto di ribellione, insomma 18 anni, ci sta che ogni tanto qualcuno
vada un po' controcorrente, dai, diciamo, faccia qualcosa per smuovere le cose, vada in rottura, diciamo così, che abbia sbagliato o no, comunque non è questo il punto. Il punto è che, ne so, se Fedez sale sul palco a parlare di Homo, Trans, Topolino, Pippo, Pluto, Minnifobia, è censura, però poi glielo fanno fare e ne hanno parlato tutti, è diventato un caso di Stato, ne ha parlato anche su Marte. A me hanno proibito di cantare una semplice canzone Italia Ciao, che però denuncia il vero potere, cioè Bruxelles, me lo impediscono da 11 anni, poi si nascondono dietro il fatto che faccio canzoni brutte, è troppo facile così, dai, non può essere sempre così. Però per questo ragazzo la libertà di espressione non esiste, meno male che ancora c'è il web, è mica diventato un caso di Stato, sta roba è di una gravità enorme, cioè questo ragazzo lo arrestano i carabinieri, lo portano in un reparto psichiatrico di Pesaro dove lui stesso dice sono qui, mi hanno fatto un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, e poi gli hanno anche tolto il telefono, cioè boh, la scuola invece di dialogare diventa il nuovo, aprite bene le orecchie, Reich Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, cioè il nuovo ministero dell'istruzione e propaganda nazista, un'esperienza che segna questo ragazzo adolescente per sempre. Ma che gente c'è dentro quella scuola? Ma che esempio avete dato? Cioè, questo è lo spirito che infonde la strategia della paura, cioè colpirne uno per metterli in riga tutti. E sapete qual è la cosa triste? Che stiamo scoprendo in questi ultimi tempi che molte di queste mascherine non sono valide, non sono a norma, sono un pacco. E anche questo lo sappiamo grazie ad alcune procure che stanno indagando e a forze di polizia e carabinieri che stanno sequestrando partite intere di queste mascherine cinesi pacco che il governo precedentemente aveva dichiarato a norma. Quindi questo ragazzo si becca un TSO obbligatorio e magari indossava pure una mascherina cinese pacco. Un sistema di scemi. Non lo dico a caso, cioè è la dittatura degli scemi. Speriamo che molti ribelli, ecco, penso per esempio a Fedez, Ferragni, che hanno tanto seguito, che anche loro, credo, sponsorizzassero questa cosa delle mascherine. Speriamo che soprattutto loro si scaglino a favore di questo ragazzo e di tutti quegli studenti ormai impauriti e terrorizzati dal finire in un reparto psichiatrico. Avvocato. Ma più che la dittatura degli scemi è la dittatura sugli scemi. Per quanto riguarda quello che ha detto Povia, c'è anche un altro aspetto interessante che forse si è dimenticato di notare, ma insomma non è una colpa. Sì, è vero tutto il fatto che probabilmente ha messo delle mascherine tarocche, quindi un aspetto paradossale, ma l'aspetto ancora più paradossale è che quel ragazzino lì, che secondo me dobbiamo considerare nel piccolo dei piccoli miseri, miserabili giorni che stiamo vivendo, un piccolo martire del pensiero, beh, quel ragazzino là, se tornasse indietro di, facciamo un anno, marzo-aprile 2020, ma no, anzi ti dirò di più, potrebbe anche andare adesso in qualche farmacia, troverebbe traccia archeologica di un manifestino che nel marzo 2020 è stato licenziato dal Ministero della Sanità o Salute, come preferite, con tanto di timbro, con i 10 comandamenti da osservare per non prendere il Covid. Al comandamento numero 7 c'è scritto: usate la mascherina solo se sospettate di avere il Covid o se assistete persone con il Covid. La dimostrazione è che siamo nelle mani, secondo me, probabilmente, come dice lui, degli scemi, sicuramente di incompetenti, certissimamente di persone quantomeno incoerenti nella migliore delle ipotesi. Perché? Perché con il timbro della scienza del Ministero della Salute solo 10 mesi fa ci è stato suggerito di non tenerle quelle mascherine, molto probabilmente perché le mascherine non c'erano. Poi, quando le mascherine hanno cominciato ad arrivare copiose, ce le hanno imposte, anche se con altissima probabilità servono poco o niente, e il ragazzino si è trovato vittima di questa cosa che veramente grida vendetta davanti all'articolo 21 della Costituzione, cioè un trattamento sanitario psichiatrico a un ragazzo che io ho avuto modo di ascoltare su YouTube, ci sono le telefonate che ha fatto al primo avvocato che l'ha assistito, di una lucidità, di una razionalità che probabilmente fanno invidia a molti opinionisti, a molti conduttori di tantissime televisioni del mainstream. Bravo. Aggiungo che la goliardata, perché di questo si trattava, cioè un ragazzo che ha avuto una pensata originale, controcorrente, eccetera, è stata fatta ed è stato messo in TSO, molto probabilmente punito con un TSO da una generazione di cattivi maestri, fatta di opinionisti e di politici, che negli anni 60-70 faceva 100 volte peggio di quel ragazzo lì. Gente che tirava le molotov,
gente che sprangava le persone che contestavano, gente che impediva ai professori di insegnare, gente che pretendeva il 6 o il 36 politico, gente che ha fatto strame della libertà di studio degli studenti. Tutti questi signori qua, sai in cosa si sono trasformati? Si sono trasformati in grandi scienziati, in grandi parolai, in illustrissimi politici, in persone che pontificano dagli scranni delle TV alla moda e che si sono dimenticati di quando loro erano ragazzi che facevano quello che oggi ha il coraggio di fare uno su 100, che è un coraggio da leone, lo facevano all'epoca tutti quelli che volevano sentirsi belli forti, no? Che si facevano forti dell'ideologia che allora era dominante e che poi sono confluiti partendo da una base chiarissimamente populista, di sinistra, comunista, eccetera, oggi sono diventati i paladini del potere costituito, i paladini di un sistema che tutela assolutamente ed esclusivamente le élite economiche dominanti da un lato, perché tutti i giornali più importanti e le televisioni più importanti oggi in Italia sono posseduti da imperi privati e quindi non da editori indipendenti, e questi sono i signori, no, che oggi sui giornali silenziano la notizia del povero ragazzino che ha subito un trattamento sanitario obbligatorio. Chiudo, mi sia consentito, un confronto civile con il collega, perché lui giustamente ha detto vi sfido sui contenuti, io rispondo alla sfida. Tutti questi miliardi, ha detto, che sono stati messi a disposizione. Verissimo. Glielo confermo, lo sottoscrivo, centinaia di miliardi spesi dal governo Conte e dal governo Draghi, va bene, poi malamente, se vogliamo, non sono stati sufficienti, come diceva Massimo, tutto quello che volete, però sono stati tirati fuori. Ma perché sono stati tirati fuori? Perché in Europa, all'inizio della pandemia, è stata sospesa una cosa che si chiama pareggio di bilancio. Cioè ciò che ha consentito di rispondere alla crisi è stato esattamente la sospensione di quei paletti e di quei parametri europei, non italiani, che hanno affamato il paese per 10 anni consecutivi, dal 2011, anzi 12, quando sono stati introdotti, addirittura con una legge in Costituzione. Seconda cosa, e chiudo, il collega mi chiedeva, ma a un certo punto dove andremmo senza i fondi europei? Dove l'Italia troverebbe 208 miliardi per far fronte alla crisi del Covid? Allora, rispondo subito. Innanzitutto quei 208 miliardi, per gran parte almeno 129, 128, poi le cifre lasciamo ai cultori feticisti della matematica, sono debito. Quindi improvvisamente il debito, che prima era il dramma di questo paese, diventa una cosa assolutamente concessa. Hanno deciso loro signori che il debito si può fare. Prima per uno 0,4% di deficit ti impiccavano a Piazzale Loreto. Oggi si può fare. Ma c'è di più. Perché lui chiede perché, dov'è che li troverebbe l'Italia? Ti rispondo subito, collega, li troverebbe sui mercati. Perché tutti i soldi di cui tu hai parlato prima, del 2020, le centinaia di miliardi, l'Italia li ha trovati sui mercati emettendo titoli del debito pubblico, sforando enormemente il deficit. E qual è la differenza, allora uno mi potrebbe chiedere, con il debito europeo? Molto semplice. Che i mercati non ti pongono condizioni, i soldi li spendi come vuoi tu, dove vuoi tu, quando vuoi tu. L'Unione Europea, quei soldi lì, che tra l'altro a sua volta lei reperisce sui mercati, te li dà a condizioni estremamente stringenti. Se tu non rispetti le loro priorità, non le tue priorità, certo, il green e il digital, loro i soldi non te li danno. E chiudo veramente dicendo, sapete qual è l'illuminata Unione Europea? A che posto ha messo la salute nella torta del famoso recovery fund? All'ultimo posto. È vero. All'ultimo. Allora, poi do la parola un attimo alla Manocchi, che da tanto che non parla, però c'è un Massimiliano che dice all'avvocato, la mia azienda, che ho dovuto chiudere con un sacco di debiti nel 2020, ha perso 110.000 euro di governo in totale, mi ha riconosciuto la somma di euro 8.200. Gli altri 101.800, chi me li restituisce? Devo i soldi alla banca, ai fornitori e allo Stato. Se me li restituisce lui, dice, per me va bene. Cioè,
Questo è quanto. Sentiamo Manocchi e poi l'avvocato. E poi voglio fare una domanda anche a questo signore. Mi si consenta di replicare a quello che ha detto il professore prima, quando ha fatto quando mi ha citato, diciamo, che lui ha detto che quello che è successo a me, a lui non è successo. Come se io fossi, come se io avessi avuto una perquisizione domiciliare per terrorismo, per tratta di schiavi, di organi, di bambini, di pedopornografia o di non so che cosa. Io sono stato indagato, caro professore, è scritto qui nell'atto, glielo posso far vedere, per presunte ingiurie al capo dello Stato. Le dirò di più. Io non ho ingiuriato nessuno, ho espresso le mie opinioni e le esprimo nei confronti di chiunque, al costo della vita. Non mi si impedisca di parlare perché io divento cattivo. Ma le dirò di più. Io credo che il vilipendio al capo dello Stato, a quello che voi definite capo dello Stato, io no, e me ne assumo tutte le responsabilità, non le ha fatte Armando Manocchia o, mi permetto di citare il professor Gervasoni, che so che è stato alla ribalta, diciamo, di questa cosa, come l'amica Francesca Totalon, e non conosco gli altri. Ma le ha fatte questo magistrato politicizzato, ideologizzato. Io credo che Mattarella non sappia nulla di tutto questo e lo ha fatto cavalcando l'onda di questa cosa per gettare ulteriore fango sul Presidente della Repubblica. Ha fatto esattamente il contrario, perché tutto questo, perché fare quello che è stato fatto a me, che sono quello che sono, non ho bisogno di dirlo io chi sono, parla la mia storia. Io ho 65 anni, ho il difetto di essere etero, cristiano, patriota, dotato di buonsenso, fede e ragione, e di essere anche un tantino intelligente. Allora io dico, come si può consentire a una persona, io non sono mai stato indagato per falso o per abuso d'ufficio come il magistrato che mi indaga, per esempio. Io non sono, è vero anche che io non sono mai stato un partigiano, come non so se lui è un partigiano, ma inneggia i partigiani, che secondo me io nutro rispetto per quei partigiani là, non per questi di qua, per quelli là, anche se hanno fatto delle nefandezze a guerra finita, va bene? Comunque sia, come si può consentire a chi usa la legge, ripeto, non la giustizia, di fare quello che stanno facendo per mettere a tacere persone pensanti come me, persone come me che hanno credibilità, come il professor Gervasoni, come a Francesca Totola, e presumo abbiano anche gli altri. Okay. Ma se non parlo degli altri, non posso parlare di quelli, l'hai già detto. Di quelli, no, di quelli che prima di questa ondata qui c'è stata un'altra ondata, ne cito soltanto uno, non me ne vorrà, l'ingegner Botta, che persona carinissima, persona eccezionale, cioè, che è stato oggetto della stessa situazione che sono stato oggetto io. Ma vi rendete conto? Cioè, io non è che sono stato indagato per terrorismo, allora si va in una dozzina dei carabinieri, si entra dentro e si butta all'aria mezzo mondo, non si guarda in faccia chi c'è. Per ingiurie, per presunte ingiurie al capo dello Stato. Ma vi rendete... cercano di intimi, si chiamano intimidazioni queste. Non so se lei capisce queste cose qua. Lei vive in un mondo tutto suo, perché già da come parla, per l'amor di Dio, lei fa parte di un partito politico che è di un vergognoso. Vabbè, non c'entra nulla. Uguale, cosa c'entra questo? Dai, per l'amor di Dio. Ognuno, ma non ho capito, dai. Prego, grazie, poi l'avvocato e poi sì. Prego. Se si agisse sulla delazione che deriva dall'uso dei social, presunto vera che sia, con la stessa velocità con cui si colpisce giustamente l'amico, chiedo scusa. Sto parlando in generale. Professor Zuffaro, mi auguro veramente di non essere indagato. Zuffaro, mi faccia solo non dire sono una io cosa. Che ho fatto l'esposto, e le auguro veramente, come io non amo la politica fatta nelle aule dei tribunali in generale. Mi fa piacere. Quindi, su una cosa mi auguro esattamente di uscire indenne da questa vicenda. Chiedo scusa. È già chiuso. Sì, perché le spiego. Perché l'obiettivo di quella gente là è quella di mettere alla gogna la gente, ma la gente per bene non la puoi mettere alla gogna. Voglio dire solo una cosa veloce, no? E questo lo dico anche ai miei colleghi giornalisti, no? Soprattutto quelli che appartengono a una certa stampa di sinistra, no?
sono sempre pronti a dire delle... E non solo di sinistra. Ma no, vabbè, ma in generale a quelli asserviti, come diceva il direttore Vito Monaco. Se in un momento del genere il problema delle forze dell'ordine e della magistratura è andare a perquisire chi presuntamente dice delle scemenze sul capo dello Stato, credo che siamo un paese fallito. Vorrei vedere la stessa velocità con la quale la delazione sul web produce dei danni alle aziende, produce delle alterazioni delle leggi di mercato, perché alla fine il mainstream e il politically correct che hanno portato tutti sul 2000, nel, da partire dal 2009 su una stessa piattaforma che si chiama Facebook e derivati, hanno prodotto questa cultura dell'odio e oggi fa tanto figo chiamare questi insultatori, perdonatemi il neologismo, con il termine figo di haters, cioè di odiatori, così come il tirocinio del ministro Speranza, l'area risorse umane della Barilla, okay, se ricordo bene, si chiama, chiedo ancora scusa, una rete di odiatori seriali. Voglio dire solo una cosa. Per quanto riguarda il caso detto da Povia, ecco, sono anche un critico musicale, non lo dico per vantarmi, lo dico per dire che se c'è un cantautore che merita e che da anni che la commissione di Sanremo, indipendentemente da chi ci sia a guidare la RAI, escluso ingiustamente proprio lui, io mi chiedo perché. Siamo un paese che all'interno, lo sapete perché è successo il fatto anche del ragazzino? Perché noi abbiamo un comitato tecnico-scientifico che prevede tutti i tipi di medici, compresi ginecologi che hanno governato, ma non c'è uno psichiatra, uno psicoterapeuta, un criminologo, un neurologo, cioè non ho visto nessun cervello da Vittorino Andreoli al già più volte nominato Meluzzi, se non vi piace Meluzzi c'è Paolo Crepè che è più di sinistra, o se non c'è lui c'è Maria Rita Parsi, o c'è Roberta Bruzzone, o ci sono tantissimi altri che magari non sono ugualmente famosi ma ugualmente meritevoli. Perché la componente della salute mentale, no, in questo governo non è considerata? Non c'è salute senza salute mentale. Questo bisogna che Speranza, che Draghi, che Conte, che Figliuolo, che Arcuri quando c'era, se lo caccino nella testa. Perché la verità sta nelle parole di Manocchia, la gente si suicida, la gente muore di fame. Ha ragione il professor Zupparo quando dice che un conto è farsi la quarantena come Ronaldo quando si ha una villa miliardaria, un conto è essere in 10, in 60 metri quadri, dove, all'interno dei quali ti incontri qualche volta a pranzo e la cena, all'interno dei quali sei confinato per dei mesi, quindi le case che diventano delle camere a gas. Ci vuole anche attenzione alla salute mentale, perché l'esame del professor, dell'avvocato Francesco Cavallaro, Carraro, chiedo scusa, dell'avvocato Francesco Carraro, è veramente la spia di come stiamo derivando e sconfinando verso una diaspora di una democrazia che si fa a controllo. L'avvocato voleva dire qualcosa, poi la professore, l'avvocato. No, è interessante il tema sul che ha posto il collega e che deriva da una replica al mio precedente intervento. Mi permetto però di fare un'osservazione. Non possiamo trattare il debito pubblico in maniera indistinta. C'è debito e c'è debito. Nel momento in cui, negli anni pre-Covid, 2018-2019, indipendentemente dal governo che ci fosse in questo paese, lo scostamento di bilancio veniva attenzionato non solo a livello interno ma anche a livello di Unione Europea, era perché il debito pubblico si basava su spesa improduttiva. Nel momento in cui invece oggi stiamo parlando di investimenti in Green New Deal, in transizione ecologica, in verde, in economia, veniva, non stiamo parlando di spesa improduttiva. Veniva sforato il pareggio di bilancio, cioè una follia sul piano economico e finanziario denunciata da 7 premi Nobel al presidente Obama. Il pareggio di bilancio è stato introdotto dalle regole europee, messo in Costituzione non nel 1948-47, ma nel 2012, votato da tutti. Il fatto che tutti votino un'assoluta follia la rende buona, anzi è sintomo del tradimento di una classe politica che in tutti i momenti topici della storia nazionale in cui c'è stato da cedere sovranità lo ha fatto indistintamente da destra a sinistra, dalla Lega al PD, tutti sempre, fino ad arrivare a votare all'unanimità il simbolo stesso di quello di cui sto parlando, che è l'ex governatore della BCE, Mario Draghi. Tutti quelli che facevano le raccolte di firma per uscire dall'euro, quando avevano bisogno di raccogliere voti, oggi lo sostengono. E hai ragione tu nel dire bastardi, tutti i passaggi, ma ti dirò di più, Maastricht all'unanimità, Lisbona all'unanimità, il MES all'unanimità, il Fiscal Compact all'unanimità,
tutti i passaggi che ci hanno ammanettato letteralmente, facendoci finire di essere uno Stato sovrano, perché prima tu dicevi, ma guarda che noi dobbiamo ringraziare la BCE che detiene i titoli del debito pubblico. Ma guarda che noi i titoli del debito pubblico li detenevamo con la Banca d'Italia senza nessun problema, che faceva il lavoro che fa oggi la BCE. E aggiungo, ma lo sai che il lavoro che fa oggi la BCE, il famoso quantitative easing di Draghi, in realtà non sarebbe consentito dai trattati, perché l'articolo 123 del trattato del funzionamento sull'Unione Europea non consente, non consentirebbe alla BCE di fare quella cosa che fanno tutte le banche centrali del mondo, che è prestatrice di ultima istanza. Lo ha fatto il signor Draghi, sai quando? Dopo che era saltato, te lo ricordi? Dopo che era saltato il governo Berlusconi. Quindi il governo Berlusconi salta per colpa dello spread e poi interviene magicamente il governatore Draghi facendo una cosa, diciamo così, oltre i limiti di quello che consentivano i trattati. Zuppardo, professor Zuppardo, perché poi vuole fare una cosa bella. Il mio intervento è stato abortito, cioè la mia educazione comporta aborto del mio intervento, non avevo terminato. Perdonami, mi hai interrotto nel momento in cui ho iniziato a parlare di debito produttivo o debito improduttivo. Il pareggio di bilancio quante volte è stato applicato in questo paese? Zero. Siamo sempre andati a deficit. È impossibile il pareggio di bilancio? No, perché è sbagliato. Quante volte perché ti sei impiccato con la corda? Che dica. No, sono ancora vivo, no, quindi collega, mai. Perché abbiamo la convinzione in questo paese, da una lettura errata delle politiche keynesiane, che fare debito significa fare crescita. Se non usciamo da questa logica errata e devastante, allora, non usciamo da questo problema. Allora, secondo te un paese si ripaga le spese con i soldi delle tasse? Il di più da dove viene? Allora, prova a riflettere, da dove viene si ripaga le spese con la crescita? Tutti i paesi del mondo fanno deficit. Si ripaga la spesa. Non è vero, non è vero. Ma come no? Il deficit è l'essenza dell'immettere ossigeno nell'economia. Ma non è vero. Ma non è vero. Hanno il pareggio di bilancio gli Stati Uniti d'America? Al pareggio di bilancio la Gran Bretagna? Tu hai due modi per abbattere il pareggio di bilancio. Ma rispondimi, il Giappone ha 242% di debito. Ma non hanno un 136% di debito pubblico. Il Giappone ha 240%, ma dipende da chi lo detiene. Solo, certo, e perché noi non lo deteniamo? Perché non abbiamo più una banca centrale nazionale? Dipende da chi lo detiene. Ma scusami, ma scusa Vito, finiamo. Ma dipende da chi la detiene, hai ragione. Perché non la possiamo detenere noi come fa il Giappone? Il Giappone possiamo detenere. Inizia a stampare moneta, vuoi uscire dall'euro per stampare moneta? Cosa vuoi uscire dall'euro? Dimmi perché questa non lo facciamo. Che proponi, perché c'è stato. La soluzione che proponi. La propongo perché tutti gli stati normali del mondo hanno una banca centrale che risponde al Ministero del Tesoro e che alla bisogna consente di fare deficit illimitato. Gli Stati Uniti hanno fatto 1.900 miliardi di deficit. Sì. Senza bisogno di recovery fund. Ma cosa abbiamo fatto? Ma noi con l'Unione Europea. Ecco, te lo spiego subito. Sai cosa ha fatto l'Unione Europea? Ha inventato il recovery fund, che non è denaro stampato dalla BCE che potrebbe tranquillamente farlo. Sono soldi reperiti sui mercati, certo. Sono soldi reperiti sui mercati dalla Commissione Europea emettendo titoli. Quindi non sta facendo quello che fa la Fed. Hai capito? Se noi avessimo... Ma perché la politica dell'Unione Europea è di combattere l'inflazione? È una cosa completamente diversa. Ma tu lo sai che in Giappone col 240% di debito pubblico e un deficit che è assolutamente oltre ogni tipo di limite delle nostre, del nostro, diciamo così, riferimento al pareggio di bilancio, hanno un'inflazione 3-4%. Con tutti i centinaia, migliaia di miliardi che sono stati immessi dalla BCE in questi anni, tu hai invece un aumento dell'inflazione, non riescono neanche a raggiungere il 2%. Mi che fate è la vocazione della BCE, grazie, raggiungere avvocato. Il 2%. L'abbiamo capito, avvocato. Ma basta, ma scusami, ma ci vuole altro per capire... Voglio sentire il professor Zuppardo, per favore, avete parlato troppo voi due, prego. Professor. Allora, non c'è ombra di dubbio che tra le tante cose che ci ha lasciato Renzi, su questo so che il professor Artuso... mio amico e compagno Artuso, abbiamo opinioni diverse, è una delle tante errori politici che la sinistra ha fatto in Italia ed è un tema su cui dobbiamo riprendere a ragionare, su come si costruiscono questa cosa del pareggio di bilancio. C'è un punto però, ed è vero che noi abbiamo vissuto una stagione dell'Europa di austerity, anche questo è un dato che abbiamo provato come sinistra in Europa a combattere, oggi siamo però dentro ad una svolta politica mondiale. Perché quello che sta accadendo negli Stati Uniti con Joe Biden è ovvio che condiziona anche l'Europa. Non stiamo parlando di una cosa di poco conto. Joe Biden sta facendo una grande operazione per gli Stati Uniti.
sta decidendo di costruire un'operazione di tassazione sulle più grandi società per reperire risorse e per fare di fatto quello che è una politica keynesiana classica, introdurre nel mercato del mondo, perché questa è l'America. Peraltro sta decidendo un'altra cosa, il neoatlantismo, il multilateralismo. L'America torna ad essere un punto di riferimento del mondo. Prima l'America aveva scelto di ritirarsi e questo condiziona la politica europea. Io gli darei già il Nobel a Biden. Secondo me merita il Nobel. No, io gli darei il Nobel. È una politica diversa. Joe Biden fa una politica diversa da Obama, che gli hanno dato il Nobel per la pace. Credo Joe Biden fa una politica. No, non mi interrompa, capisco che l'argomento, la tecnica dell'interruzione per non continuare l'argomento. Io l'ho ascoltata con interesse. L'ho ascoltata con interesse, per un pezzo gli ho dato anche ragione. Per concludere, penso che siamo dentro una nuova fase dell'Europa. Ed è, come dire, l'orologio della polemica dell'Europa dell'austerity non regge, perché chiunque si sta rendendo conto che se noi riusciamo a uscire fuori e se riusciremo a fare la telemedicina, che è il pezzo del futuro se non vogliamo investire, se riusciremo ad avere un pezzo dello sviluppo economico, lo dobbiamo al fatto che siamo usciti dentro una nuova condizione dell'Europa, che è questa roba qui che chiamiamo recovery fund, che sono 240 miliardi. È vero che sono in prestito per una parte. No, le chiedo, ma lei lo sa che reintroducono il pareggio di bilancio nel 2023? Non è stato informato di questo fatto? Il pareggio di bilancio c'è e non è stato cancellato. È stato sospeso, quindi verrà riattivato. Ma in effetti cosa le ho detto? Non sono stato chiaro. Una nuova fase, quindi cancelleranno. Non sono stato chiaro. Tra le tante questioni che abbiamo da affrontare dentro la ricostruzione del centro-sinistra, ci sono alcune queste questioni. Ad esempio, noi pensiamo che una delle grandi questioni che ha la sinistra è come affronterà il futuro post-pandemia. Dentro c'è questa discussione che faranno tutte le forze politiche, ad esempio sul pareggio di bilancio. Sono contento che finalmente da sinistra si leghi una voce sovranista. Guardi. L'abbraccio metaforicamente. Ma non è sovranismo, è una voce sovranista. È una voce sovranista, ma io sono contento di questo. D'altra parte, voglio dire, articolo 1, giusto? Articolo 1 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo. Quindi sono perfettamente d'accordo con lui. A differenza della Costituzione, a differenza di quella Costituzione, punto di differenza dove sta? Che io penso che per noi l'Europa, un'Europa che invece investe, un'Europa che non sia l'Europa dell'austerity, per noi quella roba lì è una frontiera, e questo riguarda anche ad esempio un dibattito che devono fare i partiti della sinistra in Europa. Per noi l'Europa non è una cosa da negare, è un obiettivo da raggiungere. Questa Europa che investe, questa Europa che costruisce il recovery fund, questa Europa che dà anche una linea guida politica, a me questa Europa piace. Bene, mi dica dove trova i soldi. De gustibus. Bellissimo programma. Adesso l'abbiamo trovati, esattamente come ha descritto lei, andando, costruendo la comunità europea. Indebitandoci, facendo quello che l'Unione Europea ha vietato. Ma sa perché l'ha vietato? Lei sa benissimo perché l'ha vietato, perché avevamo tra noi e la Germania c'è un disequilibrio economico incredibile. E siccome l'Europa europea ancora non è uno Stato confederale come sono gli Stati Uniti d'America, ma è un mix tra Stato nazionale e Stati confederali... Quindi posso dire, arriviamo allo Stato confederale. Così violiamo in un colpo solo l'articolo 11 della Costituzione, l'articolo 129. Ma lei è in ritardo sulla polemica politica, perché oggi l'Europa le ha dimostrato che non è più l'Europa dello Stato. Straordinario. Con questo grandissimo piano che si chiama Recovery Fund, si regala 208 miliardi, avvocato, con prestiti pagati da noi e debito 129 miliardi. Per la prima volta l'Italia riceve più di quanto contribuisce. Straordinario. Mi avete messo in cantone uno che ha una cosa a livello mondiale, amiche, amici che siete a casa, lui ha citato la telemedicina, mi pare, ecco, quello che ha l'Istituto Flebologico è una cosa eccezionale a livello mondiale. Per cosa serve? Non è una mutanda, diciamolo. La si mette qua. Sì, non l'abbiamo indossato appositamente, ma questo è il fiore all'occhiello della tecnologia. Falla vedere in primo piano. Made in Italy. C'è un video. Facciamo vedere il video. Allora. Vi fa vedere. Eccolo fermo là. Il video, eccolo là. Allora, noi come clinica, cioè noi facciamo interventi in day surgery. Qui potete vedere il top delle nanotecnologie, cioè in sensoristica, applicate all'interno praticamente di un piccolo device elettronico su una maglietta che è come un corpetto,
viene agganciata al paziente al momento della dimissione, ma anche al paziente che ha problemi a casa, e ci permette praticamente di monitorare, cioè l'elettrocardiogramma in continuo dal suo domicilio, il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno, la frequenza cardiaca, gli atti respiratori, la posizione nello spazio, se è caduto oppure se sta camminando, se sta accelerando. Cioè è una tecnologia al 100% made in Italy, cioè ovviamente stiamo parlando di che cosa? Di una novità, vado fierissimo per non solo la collaborazione ma anche per la prima prova emessa appunto a livello mondiale in una day surgery come la nostra. E perché lo dico questo? Perché purtroppo oggi le leggi prevedono che dopo 3 ore, indipendentemente dall'età, cioè il paziente deve lasciare l'ospedale, cioè per stare all'interno di quello che sono i parametri della day surgery o della chirurgia ambulatoriale. Però non ci scordiamo che noi operiamo anche persone fragili, non giovani, scattanti, così, quindi anche il settantenne, ottantenne che ha patologia cardiaca. Qua abbiamo 2 avvocati che, per quanto noi possiamo scrivere rimanete a casa con uno vicino a voi, cioè forse come tutela del rischio, che cos'è avvocato? Niente. Perché io dico siamo solo fortunati quando non gli accade qualcosa, perché se dovesse accaderli, per le prime 24 ore dalla dimissione, chi è responsabile è la struttura che ha dimesso. Quindi dopo immagino uno di voi due, cioè, mi difende, uno mi accusa, mi dirà beh, ma poteva immaginare che a lui gli poteva succedere qualcosa. Ecco, noi ci stiamo spingendo un pelino più in là, cioè di dare questo strumento per le prime 24 ore ai nostri pazienti fragili, non a tutti ovviamente, e poter monitorarli per 24 ore attraverso, cioè, una banale connessione di un telefono. Quindi tutti questi dati, dalla temperatura, frequenza cardiaca, saturazione, elettrocardiogramma, su un paziente che ha avuto un infarto, per esempio, e noi lo operiamo, ha subito un'anestesia, va a casa dopo 3-4 ore, almeno ci togliamo il dubbio che realmente è monitorizzato. Pensate che basterebbe a un parametro che non è normale, scatta la video chat con il paziente, lo si può svegliare. Se per esempio lo opero all'addome e lo trovo a pancia in giù, perché l'accelerometro e il posizionamento, posso anche dirgli guardi, si svegli, si rimetta come le abbiamo consigliato. Questo diciamo fiore all'occhiello della tecnologia non è costoso, e vorrei aggiungere, per l'esperienza del Covid, questo è già un difetto, il fatto che non sia costoso è già un difetto. No, ma 250 euro perché vuol dire che non ci costa sopra. Io adesso non ti so dire i prezzi, cioè, di costruzione, cioè, però quello che per noi diventa prioritario è avere strumenti per poter monitorare i pazienti fragili. Noi si parla di vigile attesa e tachipirina. Se accanto. Non risolvi il problema del Covid. Tachipirina. Come l'avete chiamato? Però io vorrei che se ci fosse veramente vigile attesa a domicilio, ci fosse veramente vigile sorveglianza. Quindi se noi gli facciamo stare a casa, li monitorizziamo. È già sul mercato questo prodotto? È già sul mercato, cioè, ed è un fiore all'occhiello italianissimo. Noi questo lo possiamo esportare in tutto il mondo e metterlo laddove ci sono le persone fragili. I leader, mi pare, sono gli israeliani. Come? I leader del mondo sono gli israeliani. Sì, praticamente queste sono tecnologie militari fondamentalmente, nascono, ma i sensori ormai sono introdotti anche da aziende leader nella palestra, nello sport. Quindi ragazzi... Anche la pressione? La pressione no, è l'unico dato. La pressione di oggi con l'oro oggetto. Sì, frequenza, saturazione, elettrocardiogramma, temperatura, atti respiratori, posizione nello spazio, se cammini o no. Il ministro Speranza, glielo pago io, glielo mandiamo. Buoni. Allora voglio farvi vedere, tanto per accontentare il mio amico Manocchia, chi avrà domenica dalle 20 alle 21. Così vedi che io... Grazie. A parte il fatto che quando ho saputo quello che ti era successo, ho detto una brava persona come lui avrà le sue idee politiche, però è un buono altruista al 1000% il buon Armando Manocchia.
Guardate che ci sarà domenica da lui. Prego. Vincenza Palmieri, Francesco Miraglia, Tiziana Ciccone, Alessandro Meluzzi. Piazza Libertà, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia. In onda ogni domenica su Canale Italia 83 e su Sky Canale 937. In streaming su Facebook. E mi piace, sapete perché? Parliamo. Perché domenica si parlerà di bimbi sottratti. Quindi seguitelo con molta attenzione. Sì, è un argomento molto delicato, molto delicato. Poco simpatico, purtroppo non riguarda soltanto i bambini, riguarda... Vabbè, e non dire nulla, altrimenti domenica non ti seguono. Vabbè. Fermati là, vabbè. Ok? Ecco, devi imparare ancora a fare il conduttore. Come ospite sei eccezionale, però come conduttore devi ancora imparare. Vabbè, comunque sei un bravo figlio comunque. Scusami. Prego, professore. Come stai? Bene, bene. Sicuro? Sì, però tante belle parole, tante... Io vorrei più da imprenditore concretezza. Ma cosa, no? Che... Ecco, la politica in che cosa ti ha tradito? Beh, nel fare. Sono solo capace a parlare. A parlare. Parlare, l'hai detto prima. Parlare, raccontare. Io veramente sono stanco. Crediamo che vogliano bene la nostra salute, non è vero. Guardiamo in Calabria cosa sta succedendo nella sanità, con miliardi di buchi e nessuno. Io fossi il ministro della salute, chiunque sia, prenderei l'aereo e andrei in Calabria a vedere con i miei occhi cosa sta succedendo, per cercare di capire il problema e risolverlo. Sotto gli occhi di tutti è quello che è successo in Calabria. Hanno cambiato quanti commissari. Addirittura uno è stato preso per i fondelli, è stata una roba eclatante, no? Lo hanno intervistato e hanno detto ma qua questo non sapeva niente, è cascato proprio dal pero. Quindi il fatto che un ministro non prenda e vada lì a toccare con mano, a vedere cosa sta succedendo, a intervenire dove non va lui, ma vanno i suoi amici. Ma no, ci deve andare, ma ci deve andare lui, perché se le cose ma se non capisce nulla, ma se le cose non si risolvono, i commissari ormai abbiamo visto cosa hanno combinato in Italia, no? L'ultimo è stato il commissario Arcuri, che è diventato famoso, no, alla stampa per l'acquisto delle mascherine. Mamma mia. E lì è stato anche lì un disastro, anche lì non poter arrivare ad una verità, ma le cose che raccontano i giornalisti le ha fatte o non le ha fatte? Il professore Calabria, ha detto in Calabria una verità che non ci sono più giornalisti. In Calabria c'è una verità che riguarda un pull-top il sud d'Italia, e il rapporto tra mafia e politica. E lei vada a vedere. Ma perché? No, si fermi. Ma veramente qua, stavo parlando io, lei da 18, da 18 mesi che facciamo c'è un ministro finire. Ed è colpa di tutto il mondo. Io quando lei ha parlato non l'ho mai intervenuta. Al sud, allora, in Calabria, vado a vedere quali sono i consiglieri regionali, sì, accusati per mafia e di quale partito sono. Bla bla bla. Andiamo a vedere. Allora mandiamo il ministro che va lì, va a vedere qual è il problema, fa le denunce, fa intervenire la polizia, la finanza, chi deve intervenire. È commissariata la sanità, quello che lei non sa. No, la sanità in Calabria è commissariata, non è gestita dall'assessorato. Benissimo, quindi, e cosa fanno? Stanno provando in una situazione disastrosa come quella della sanità calabrese. Dovete imparare. Sei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia sono stati. Io non lo volevo dire. Sei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia sono stati inquisiti per rapporti con la mafia. La sanità, lo ripeto per la centunesima volta, è esclusivamente competenza delle regioni, esclusiva, forse le regioni tra le loro competenze. Bene, che allora hanno, lo Stato intervenga, quindi, e tolga la competenza alle regioni, intervenga direttamente. Ecco, perché questo ministro non va a parlare da Massimo Giletti, che gli avrà fatto un milione di richieste? Se lo chiamo io, Speranza forse può non rispondere, io non sono Massimo Giletti. Perché non va a parlare da Paolo Del Debbio, da Mario Giordano, da Nicola Porro? Perché lo vedo da soltanto da Lucia Annunziata, che guarda caso non fa un programma né su Canale 5 né su Rai 1. Perché un ministro non fa show, cerca no, di ma fare no, ministro. Ma il ministro, guardi che è una persona trasparente, show, risponde ministro, a tutti. Un ministro, anzi, un ministro ha un profilo, capisci? Mi perdoni, questo è il mio lavoro. Se anch'io ho un ufficio stampa, un se vengo chiamato vado e parlo con tutti. Dove sbaglio lo ammetto, dove non sbaglio no, prendo un complimento. Ma io penso che se il ministro Speranza ricevesse una chiamata dall'ufficio stampa del
direttore Vito Monaco o dall'editore Lucio Garbo, avrebbe quantomeno il gusto di dover mandare una lettera. Vi ricordate Mi manda Lubrano, un programma che fece storia? No? C'era una poltrona come questa accanto a Lubrano, venivano invitati i vari titolari delle imprese che erano oggetto di contestazione da parte dei consumatori. Lubrano fu un grande perché, oltre ad essere il padre nobile della cosiddetta informazione consumeristica, ideatore della TV di servizio, quando qualcuno non veniva metteva la poltrona vuota e diceva: noi abbiamo mandato, all'epoca c'era il fax, parliamo della metà degli anni 90, questi non sono venuti. E improvvisamente all'epoca c'era quella marca di olio i cui guadagni crollavano e c'era quel mobilificio che non vedeva più niente. Un ministro attaccato per libri, attaccato per tutto, poi sicuramente sarà una brava persona, sicuramente una persona laureata col massimo dei voti, ha il dovere, perché non rappresenta se stesso, rappresenta gli italiani, e ha il dovere di andare a rispondere alle domande degli italiani. E io sinceramente... Ha fatto in Parlamento. Sa come ha fatto? Manda Sileri, no, o guardi, che sia vice ministro. Lei ha poca confidenza con la democrazia. Allora, le spiego. Io però ho molta confidenza con la verità. Lei ha confidenza. Ministro, Speranza non va da nessuna parte. Spiegatemi perché. Siccome Speranza ha usato non vada espressioni indecorose che io non faccio. Allora, il ministro della Repubblica rispondono al Parlamento perché siamo ai cittadini. Oddio. Anche attraverso aspetti, la TV. Aspetti. Anche attraverso la TV. Rispondono al Parlamento. Il ministro Speranza ha subito la mozione di sfiducia dal partito di Fratelli d'Italia. Meno male. Si è recato in aula e ha risposto punto per punto, può essere condivisibile o no. Perché si fermi, non può fare un'intervista? Ma qual è il problema? Perché veda, lei è abituato, forse quando c'era un altro ministro degli interni, ha un'idea della gestione del ministero come se fosse uno show. Un ministro non fa show. Come se fosse un fatto dialogico, dialettico, comparativo, di professore è un provocatore comunque. Gli show li lasciamo stare. Sta provocando l'ira del mio collega. Ma no, non provoca l'ira, perché io... è l'attacco. Ma no, ma abbia... Io non voglio provocazioni di questo genere, perché la democrazia qua c'è, esiste e l'abbiamo dimostrata. Tant'è che il signore va a dire che Canale Italia fa delle narrazioni cosiddette inventate. Dovrebbe avere almeno il buon gusto di alzarsi e di andarsene o di non venire più a giudicare un editore per bene come Lucio Garbo. Tutti. Lei deve quelli avere rispetto in televisione facciamo di un imprenditore veneto sessantenne come Lucio Garbo, ma che mantiene un sacco di gente senza soldi della politica, ma soltanto con il frutto del proprio lavoro e soltanto tutti con facciamo una capacità imprenditoriale notevole. Se raccontiamo un episodio lo raccontiamo a partire da un punto di vista. Guardate cosa è successo, il numero 4 per la regia, così cambiamo le acque. Allora abbiamo dato anche soddisfazione a questi giovani che sono stati mandati via da questa... C'è la partita? Allora, lasciamo stare, non abbiamo il tempo più di parlare di coprifuoco, non abbiamo più tempo di parlare del decreto Zan, perché Bing Bang ha detto stop, il tempo a disposizione è terminato, vi invito a seguire la trasmissione del mio amico... domenica dalle 20 alle 21. Piazza Libertà. Piazza, sì. Diciamo, per chi dice è più bravo come ospite che come conduttore, ma è bravo anche come conduttore, perché dovete capire che il compito suo è quello di far capire le cose secondo la sua etica come stanno, far conoscere la verità di tante persone che si astengono anche dal voto politico perché la pensano diversamente da quelle che seguono il mainstream. Tutto qua, ecco, quindi non è che segua una certa linea. Io dico, se ci sono tante trasmissioni da una parte, ci devono essere almeno una o due trasmissioni dall'altra parte. Per una democrazia equa, caro professore. Però devo lei non chiudere. La voglia di interloquire con me su questo argomento, ma la facciamo questo argomento. Certo. Perché questo è un argomento molto serio del sistema dei media italiano. Certo. Nel senso che lei ha un'opinione e la sostiene legittimamente. Ci mancherebbe altro. Perfetto. È come la sua. Esattamente questo le volevo dire. Abbiamo tutti un racconto. Non esiste la verità è 2 più 2. Esatto. Poi ognuno interpreta i fatti. Vabbè. Signore, vi ringrazio, vi lascio con la canzone di Povia. Se volete, la prossima settimana saremo ancora qui, affronteremo discorsi di una certa importanza, di un certo valore anche la prossima settimana. Grazie a tutti, vi saluto, buonanotte e buona salute a tutti. Grazie. Io mi ricordo l'Italia da un quarto piano a Milano città. Le mie sorelle Renata, Elisabetta e Annalisa
mamma e papà. I baci sulle panchine, i paninari, metallari e dark. Chiamarsi dalle cabine, fumare ascoltando i Pink Floyd dei Duran. Era l'Italia delle mille partite ai giardini, l'Italia che si amava senza telefonini, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no. A noi figli e al mondo. Torneremo l'Italia che con la sua lira era una grande potenza europea. Torneremo l'Italia che aveva il più grande risparmio senza andare all'IKEA. Ridaremo all'Italia quello che non ha, ridaremo alla gente dignità. Torneremo Italia, Italia. Na 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 na. E mi ricordo che quando cadevo capivo e mi rialzavo da me, che imparavi la vita nel mondo reale, non sul web. E la rima con amore era valore. C'erano i battiti delle attese, scoprirsi piano e non con le foto, che l'attimo dopo passa la magia, la magia. Era l'Italia che non abbassava lo sguardo, l'Italia che non abbassava la guardia, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no. Fantozzi ma anche Totò, alla faccia di tutta questa burocrazia che ti sembra di stare in un reality show. Torneremo l'Italia delle lettere che mia mamma scriveva per parlare con me. Torneremo Italia, Italia. Torneremo l'Italia dei nonni e le nonne che hanno dato la vita per noi anni fa. Combattevano in guerra e intanto si amavano, intanto ci davano la libertà. Ridaremo anche a loro un po' di verità, ridaremo anche a loro dignità. Torneremo Italia, Italia. Quello che non ha, ridaremo alla gente dignità, torneremo.